Chi ti battuto e umiliato? Non ci sono altri termini per definire la Caporetto nell'anticipo del sabato col Porto Sant'Elpidio. Doveva essere l'occasione per l'aggancio in classifica, 0-5 invece, senza alcun attenuante. È stato un vero e proprio disastro per la squadra di Pino Di Meo, in partita solo tra lo 0-1 e lo 0-2, ma senza un'idea di gioco, un'identità tattica. Dall'altra parte l'11 di Mengo è formazione solida, molto organizzata, a tratti incontenibile per i neroverdi più brutti della stagione. Nel Chieti subito in campo il terzino Mauro Polletta, classe 2001, coppia pesante davanti perché con Sivilla c'è Traini, ma non c'è nemmeno il tempo di studiarsi che il Porto Sant'Elpidio è già avanti. Al terzo azione sulla destra rifinita da Miccoli, che trova sul secondo palo la correzione vincente di Cucù, troppo solo e libero di colpire Bruno per lo 0-1. Al nono doppia occasione nero-verde che diventa tripla, tiro a colpo sicuro di Sivilla dall'interno dell'area di rigore, salva Frinconi, così come Morazzini si immola su Di Cillo. Il tutto in un minuto che vede anche il colpo di testa sempre di Traini, su cui è attento Gagliardini nella parata in tuffo. Gli ospiti si rivedono al 20° con un piazzato da buona posizione, ma col sinistro di Maio che sorvola la traversa. Ancor più incredibile l'occasione per il Chieti al 22°, dialogo Sivilla-Traini che con la coda dell'occhio vede Di Cillo. Per il numero 10 pare tutto semplice, ma uno stop di troppo permette a Gagliardini di intervenire in uscita per sventare la minaccia. La squadra di Pino Di Meo preme al 27° e la volta del sinistro alto di Bacigalupo dall'interno dell'area di rigore. Proteste di casa al 35° per un controllo sospetto in area di Ficola, ma l'arbitro Monesi di Crotone con ampi gesti fa segno di proseguire. E dopo aver attaccato tanto il Chieti viene infilato di nuovo al 38°. Fermani dai 25 metri lascia partire un sinistro angolato su cui Bruno non arriva. La conclusione del centrocampista regala il doppio vantaggio agli elpidiensi e mina ancor di più le già fragilissime certezze nero-verdi. Primo tempo da incubo chiuso dal tris ospite al 47°, punizione di Maio che stavolta aggiusta la mira e sul primo palo batte ancora Bruno. 1-0-3 ferale all'intervallo per la squadra di Di Meo, il tecnico nero-verde lascia negli spogliatoi Polletta e Favo per inserire Camara e Sarrizu, Di Cillo scala in difesa e davanti si compone il tridente con Traini al centro. Ma l'atteggiamento troppo spregiudicato punisce ancora il Chieti al quinto della ripresa. Bruno salva coi piedi su Maio in ripartenza. Cucù salta di testa, ma la retroguardia di casa non chiude su Ruzier, che deposita il poker marchigiano. Traini dopo un minuto si gira in area, ma non trova di poco la porta. Ormai il Porto Sant'Elpidio gioca sul velluto. La frittata è completa al 62°, quando Niane, entrato da pochi minuti, si lancia in campo aperto dopo aver superato Ricci. Dribbla Bruno e deposita in rete la cinquina. Il resto della gara non ha senso. Il Chieti prova a fare qualcosa e il Porto Sant'Elpidio controlla senza troppi affanni. Anzi, Cucù scalda ancora i guanti di Bruno all'83° con la sventola da posizione defilata, mentre Niane qualche istante dopo non approfitta del mezzo liscio di Ricci in una gara terminata già da tempo. Il Porto Sant'Elpidio scappa a 23 punti più 6 sul Chieti, a cui non resta che la legittima e giusta contestazione del proprio pubblico e un futuro complicatissimo, perché la risalita sarà durissima e la posizione di Pino Di Meo adesso è davvero in bilico. Presidente Mergiotto, una sconfitta durissima, difficile se non impossibile da digerire. Tagliamo la testa al toro, la guida tecnica di Pino Di Meo in discussione. Ma sono valutazioni che sono fatte all'interno della società e non in questo momento. Sicuramente devo chiedere scusa alla città, alla tifoseria per questa sconfitta così brutta. Anche noi ci sentiamo giustamente, non è un risultato accettabile, non è una situazione accettabile questa. Noi abbiamo fatto, come è ben visibile a tutti, nel mercato di dicembre tantissimi sacrifici, abbiamo rinforzato la squadra in modo importante, abbiamo assecondato ogni richiesta che ci è stata fatta, ogni richiesta. Quindi ci aspettavamo altro, già da oggi aspettavamo una svolta, non c'è stata. Purtroppo abbiamo, come società, fare il possibile per raggiungere l'obiettivo. Noi ci crediamo, sia io sia il patrono Trevisan, ci crediamo fortemente, perché il Chieti deve essere salvato a tutti i costi. Faremo di tutto per salvare il Chieti, tutto quello che è nelle nostre possibilità. Anche perché questo 0-5 complica maledettamente la rincorsa alla salvezza. Oggi c'era l'opportunità di agganciare proprio il Porto Sant'Elpidio, che adesso è più 6. Ma ci sono ancora tantissime partite, non è nulla di complicato, bisogna lavorare, mettersi sotto e andare avanti, ma sicuramente dovremmo fare qualcosa per
per migliorare questa situazione, come dicevo prima, è inaccettabile. Presidente, lei prima ha detto che il mercato di dicembre è stato fatto sulle indicazioni dell'allenatore, quasi come se voi non foste soddisfatti di quello che è il rendimento di quello che è stata la rivoluzione di dicembre. No, noi non, i risultati non ci sono e quindi non siamo soddisfatti perché non ci sono i risultati. Il mercato è stato fatto dalla società e con l'allenatore su indicazioni e su richieste dell'allenatore sicuramente, è stato fatto in sinergia con lo staff tecnico, è stato fatto un mercato molto importante, è stata fatta una squadra, a nostro avviso una squadra forte, e quindi adesso era è il momento di cominciare a fare risultato, di mettere il Chieti in una posizione classifica più sicura di quella attuale. Ci ha già parlato con Di Meo? Non ancora. E quando ci parlerà che cosa ne dirà? Ma sono cose societarie, vedremo un attimino. Adesso, diciamo, dopo la partita non è bene parlare con nessuno, faremo le giuste valutazioni e poi parleremo con il mister. Sabato sera di riflessione o anche domenica? Sabato, domenica, vedremo. Mister, vittoria netta, rotonda, partita va in discussione, probabilmente qualche difficoltà tra l'1-0 e il 2-0, poi dopo il 2-0 non c'è stata più partita. Sì, oggi abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato, forse oggi anche qualcosina in più perché abbiamo creato tanto, ma abbiamo fatto tanti gol. Sono contento perché questi ragazzi si meritano questa soddisfazione, sono due mesi che non vincevamo, ma ho visto sempre una squadra che si è sempre allenata bene, è merito anche della società che comunque ci ha fatto lavorare benissimo. Ripeto, un grande merito a questi ragazzi perché meritano gli applausi e non come l'ultimo periodo cominciavano a avere delle difficoltà. Sono contentissimo e adesso abbiamo ripreso la strada giusta e dobbiamo continuare su questa strada.